TV in questo mercoledì 25 ottobre. Partiamo dalla cerimonia di inaugurazione avvenuta questa mattina dell'anno accademico 2023-24 all'Università degli Studi di Perugia, la 716esima dalla sua fondazione. Ospite d'onore la professoressa Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale. Per i particolari, Lisa Malfatto. La Costituzione italiana come dono da parte del professor Maurizio Oliviero, rettore dell'Università degli Studi di Perugia, ai presenti alla cerimonia con cui a Palazzo Murena di Perugia è stato inaugurato l'anno accademico 2023-2024 dell'Ateneo, il 716esimo dalla sua fondazione. Ospite d'onore la Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Silvana Sciarra. Sì, perché le future generazioni, come ho detto ora, sono richiamate in Costituzione e sono per noi il grande obiettivo, il grande tesoro da salvaguardare. A loro guardiamo per la difesa dei diritti, delle istituzioni, per l'impulso a nuove iniziative e a nuovi impegni. Sì, questa Costituzione portiamola sempre con noi, leggiamola, leggiamo le novità che ci sono, ma leggiamo anche le norme che sono lì dall'inizio, che stanno a segnalare la solidità dell'impianto originario. Mi piace sempre dire che è solida nel suo impianto originario la Costituzione, e poi si adegua quando se ne presentano le condizioni alla realtà contemporanea. Forte della tradizione secolare dell'Ateneo, il rettore Oliviero nel suo discorso inaugurale si è detto fiero dell'istituzione, che quest'anno conta oltre 30.000 studenti, esclusi gli immatricolati 2023-2024.